è molto semplice, con i controlli del livello video. Quindi nella scheda Motion, come abbiamo già visto, nella categoria Crop, come vi ho fatto vedere già la volta scorsa, ritagliate il livello video. Ah, mi raccomando di selezionarlo due volte per dire Final Cut di lavorare con quel livello video. E adesso noi passiamo ai vari parametri da regolare. Tagliamolo a sinistra, tagliamolo a destra, fino a creare il nostro rettangolo. Ecco fatto. Come avete visto, io ho creato un rettangolino nero ritagliando il livello video. Come in questo caso potete vedere l'effetto nella canvas. Come vi ho detto, la canvas è il luogo in cui possiamo ritagliare ciò che vediamo del video. Eccolo qua, questo è il nostro rettangolino. Ora ingrandisco un attimo il mio livello video in cui ci sono io, semplicemente selezionandolo, e poi andare sempre nella scheda Motion su Basic Motion Scale e lo ingrandiamo leggermente. Così, ecco in questo caso. Ecco fatto. Bene. Ora questo è il nostro punto di partenza per il nostro effetto. Ora, il personaggio naturalmente si muove, in questo caso io mi muovo. Come far muovere anche il rettangolino per adattarlo ai movimenti del personaggio? Beh, anche in questo caso Final Cut ha la soluzione, perché Final Cut ci permette di utilizzare dei punti chiave motion, cioè come dice il nome, punti chiave di movimento. Selezionando, indicando a Final Cut punti precisi nel video in cui inserire questi fotogrammi chiave, lui creerà un'animazione del rettangolino che si potrà spostare allo spostamento della testa del personaggio. Naturalmente questo noi dovremo farlo manualmente, ma niente paura che adesso vi mostro come fare. Spostatevi all'inizio del video. Adesso faccio vedere come inserire i punti chiave. Spostatevi all'inizio del video. Eccoci qua. Bisogna inserire un primo punto chiave. Inizio del video. All'inizio del video voi posizionate il rettangolino sopra gli occhi del personaggio in cui proprio nel primo fotogramma. Basterà sempre andare nella scheda Motion e nel Basic Motion sulla voce Center cliccate il pulsante più, vedete questo qua. Con questo qua voi potete spostare manualmente il centro direttamente nella canvas. Quindi voi prendete il livello video dello slug e lo spostate sopra gli occhi del personaggio, in questo caso sopra i miei occhi. Così vedete che si sposta anche il livello video. Ecco fatto. In questo caso non abbiamo spostato solo il livello video, ma non abbiamo creato un'animazione. Ora possiamo creare un'animazione. Come fare per creare l'animazione? Innanzitutto spostate il cursore di riproduzione a un altro punto del video, in cui per esempio il personaggio si muove. Vediamo un livello, ecco, per esempio già in uno dei primi fotogrammi vediamo che io mi sono già spostato con gli occhi, col volto, e vedete che si intravedono i miei occhi. Ma io per la privacy non voglio far vedere gli occhi di questo personaggio. E allora creiamo un'animazione del rettangolo che si sposterà assieme agli occhi. E come fare l'animazione? Molto semplice. Si seleziona il livello video, vi ricordo, si seleziona il livello video slug, e poi andate nella barra degli strumenti della canvas. Vedete, avete 5 pulsanti. Quello che ci interessa è il terzo pulsante, quello a forma, quello che ha l'icona di un rombo, di un diamante. Se poi vi sterzate sopra un attimo, vedete il nome Add Motion Keyframe. Questo aggiunge appunto un fotogramma chiave di movimento. Se voi lo cliccate, verrà aggiunto, adesso voi non lo vedrete, ma verrà aggiunto un fotogramma chiave di movimento a livello slug. Nella canvas però voi non vedete niente, ma noi vogliamo vedere il movimento che fa proprio la linea di movimento del livello video. E allora come fare? Molto semplice, bisogna abilitare la visualizzazione di questo movimento. Come? Si va nel menu View, eccolo qua, e si seleziona la visualizzazione Image più Wireframe. Wireframe è come l'armatura del video. Ed ecco qua che selezionato vedrete qualcosa in più sul vostro video nella canvas. Vedrete delle linee verdi
un centro, un quadratino piccolo al centro verde con un numerino 2 sopra. E vedete anche il vostro rettangolo nero evidenziato in viola. Questo vi permetterà di vedere i punti dei fotogrammi chiave e anche il movimento del vostro livello video. Ora, noi abbiamo già inserito il fotogramma chiave e bisogna spostare il video, il livello video. Come fare? Semplicemente si sposta il cursore nella parte centrale dove c'è il quadratino verde piccolo. Vedete, il cursore si trasforma in una croce. Qui lo tenete premuto e lo spostate. E fate in modo che il rettangolo nero sia sopra gli occhi del personaggio che si è, come ho già detto, spostato. Poi potete vedere nella canvas due figure piccoline, le vedrete, eccolo qua. Questa e questa. Questa in alto è il primo fotogramma chiave. Questa è una prima animazione e vedete che sono collegati da una linea violetta. Questo è il movimento di animazione che abbiamo fatto eseguire al nostro video. Ecco qua, se noi proviamo a spostarci col cursore, vedete che il rettangolino si muove assieme al personaggio perché abbiamo eseguito noi il movimento. Ora, eseguiamo tante altre operazioni nello stesso modo, man mano che il personaggio si sposta, se si sposta. Vediamo, abbiamo inserito il fotogramma chiave 2. Ora ci spostiamo di un altro po', di qualche altro fotogramma. Ecco, vedete che io mi sono già spostato e si vedono i miei occhi. Ora bisogna aggiungere un altro fotogramma chiave per permettere al rettangolo nero di spostarsi sopra i miei occhi, anzi, assieme al mio volto. Quindi inseriamo un altro fotogramma chiave di movimento, sempre andando nel pulsante con il rombo e il diamante, premendolo e poi spostando il livello con il nostro slug assieme al personaggio, quindi sopra gli occhi miei, qua in alto, qua sopra. Così. Vedete che ci sono già tre quadratini con questa linea viola che li collega l'uno all'altro. Questo sarà il movimento che eseguirà il nostro livello video, quindi il nostro rettangolo. Se noi proviamo a vedere ancora l'animazione, vedete che il livello video, quindi il nostro rettangolo, si muove. Spostiamolo di un altro po' e eseguiamo un altro movimento. Vediamo. Ecco, in questo caso mi sono spostato un po' letteralmente. Ma inseriamo anche in questo caso il movimento del rettangolo. Inseriamo un altro fotogramma chiave, così, e facciamo ancora il nostro rettangolo, così, in questo caso. Ecco qua. Voi continuate sempre così nel vostro video. Come avete visto non è difficile, basterà inserire un fotogramma chiave ad ogni movimento del personaggio e quindi muovere anche il rettangolo. Una volta che avete finito, è un lavoro molto minuzioso, però otterrete un effetto molto molto bello. Una volta che avete eseguito tutto questo lavoro, spostando il rettangolino con il fotogramma chiave il movimento della volta del personaggio, otterrete un effetto del genere. E adesso ve lo faccio vedere, che l'avevo fatto precedentemente. Eccolo qua. Ciao a tutti e ben ritrovati ad Apple Video Blog. In questo nuovo episodio parliamo di qualcosa di relativamente nuovo. Dico relativamente nuovo perché è qualcosa che comunque è già incluso nel vostro Mac e che avrete già comunque avuto modo di vedere o provare. Sto parlando di un'applicazione. Avete visto? È un effetto molto molto bello e anche semplice da realizzare, che vi permetterà comunque di avere un filmato, un documentario, se così possiamo dirlo, ottimo, preservando la privacy di vari personaggi. Bene, questo era il primo metodo. Nel prossimo episodio che faremo su Final Cut potremo vedere anche il secondo metodo. È un metodo un po' più complicato, quindi che non riesco a mostrarvi oggi. Comunque, se vi interessa vederlo nel prossimo episodio, un commento o anche un'email e vediamo se riusciamo a farlo. Bene, spero che questo episodio, con questo tutorial, vi sia piaciuto, che questi effetti vi piacciono e che anche le funzioni di Final Cut siano di vostro gradimento. Vi ripeto, se avete problemi, potete tranquillamente chiedervi.
Bene, vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio.